un periodo della mia vita molto particolare, mi trovai veramente con una fortissima ansia, una fortissima paura, in una fortissima situazione di disagio. E infatti mi ricordo che in quel periodo vedevo la mia vita com'era, perché fino a quel momento avevo giocato nella mia vita, infatti trascorrevo la mia vita andando a fare attività sportiva, a passare tempo, a perdere tempo, più che passare tempo, proprio per dimenticare, per stordirmi e per non sentire quel peso, quell'angoscia che c'era nel mio cuore. E per non pensare quei pensieri che magari uno può dire sono pensieri, nient'altro, ma invece erano pensieri reali, perché il mio futuro non esisteva, il mio futuro era un buio completo. Infatti fino a 27 anni io non avevo mai lavorato, non avevo veramente prospettiva di alcun lavoro, non avevo speranza di veramente andare avanti nella vita. Infatti i miei pensieri erano pensieri pericolosissimi. E fu in quel periodo che io incominciai a ricordare un Dio che forse pregavo quando ero bambino, ma che non avevo mai conosciuto, ma di cui avevo forse fiducia quando ero bambino. E bastò un pensiero di ritornare a Dio. Io ero veramente immerso nei peccati, immerso in situazioni nella mia vita che erano completamente lontano dall'opera di Dio, dalle leggi di Dio, dalla volontà di Dio, da quelle che sono delle leggi morali di Dio. E in quel periodo appunto ebbi questa crisi e in questa crisi incominciai a pensare a Dio e fu quel momento che veramente invece Dio forse Dio stesso aspetta che l'uomo abbia anche un piccolo barlume verso di lui per intervenire, per cercarlo e per salvarlo. Infatti, appena ebbi quel pensiero, mi si presentarono delle occasioni dinanzi. Infatti, Dio preparò, mi ricordo, un'occasione mentre ero in macchina. Mentre ascoltavo della musica in macchina, la radio, appunto, scorrevo delle stazioni, mi fermai in una stazione dove incominciai ad ascoltare una predicazione dell'Evangelo. Fu in quel momento che veramente avvertì dentro il mio cuore qualcosa di meraviglioso, come dell'acqua viva che entrava dentro di me e che mi dava una forza che non avevo mai provato nella mia vita. Mi sentivo infatti depresso, scoraggiato, tormentato, ma quella parola entrava con potenza nel mio cuore. L'ascoltai tutte e uscì dalla macchina, perché ero in macchina, ascoltavo quel culto, quella predicazione, uscì dalla macchina rinnovato, come con nuove forze, però nella mancanza di conoscenza e nella stoltezza della mia mente. Usai quella forza per i miei scopi umani, per sbrigare appunto dei problemi che avevo, per risolvere delle cose nella vita. E tutto questo fece sì che continuai a commettere sempre nuovi errori e a cadere sempre più in basso, però Dio aveva iniziato ad operare e a cercarmi in quei giorni. Infatti, dopo pochi giorni incontrai una sorella ora evangelica in un luogo appunto che era teatro, perché in quel periodo avevo trovato così di fare una comparsa in un teatro e quella sorella, che oltretutto era alunna di mia mamma, un'insegnante di musica, mi regalò un calendario evangelico e mi incominciò a parlare della loro comunità, del Signore, ma le parole che disse non le ricordo, ricordo solo che portai a casa quel calendario, lo appesi al muro e finì lì. E dopo pochi giorni così mi contattarono anche per strada regalandomi un opuscolo evangelico, ma la cosa più importante fu che dopo alcuni giorni io caddi sempre più in basso. Infatti una cosa terribile successe che avendo avuto già conoscenza di piccole cose che Dio aveva donato, infatti in questa ricerca io incominciai a rifrequentare la Chiesa Cattolica, dove udii che
appunto Gesù si era caricato dei nostri peccati, del nostro male, quel male che io mi accollavo su me stesso, perché veramente quasi quasi più avevo peccato, più dicevo che quella sofferenza doveva essere la mia espiazione. Ma quel giorno lo Spirito Santo si usò appunto di un prete per farmi capire che Gesù Cristo invece aveva portato tutte le mie malattie, le mie maledizioni e addirittura i miei peccati. C'è da tremare davanti a questo, però quelle parole entrano nel mio cuore e da allora cambiò qualcosa nella mia vita. Dopo pochi giorni però continuai a sbagliare, non avendo conosciuto ancora Dio, non avendo ricevuto la forza che Dio vuole dare ad ogni uomo. Infatti ricontinuai a sbagliare, a commettere peccati, però quei peccati che commettevo non li commettevo più senza, così, in maniera naturale, ma incominciavo, dopo aver peccato, a piangere, a avere dolore di quello che avevo fatto. E mi ricordo che un giorno piansi e dissi: ho offeso, ho peccato contro lo Spirito di Dio, che incominciavo a sentire nella mia vita. E dopo poco appunto entrai in una crisi profonda, ma nonostante tutto questo continuavo a peccare. E una sera mi ricordo che dinanzi a una situazione sentii una voce chiara nel mio cuore che diceva: non lo fare, e un'altra voce invece che mi spingeva a commettere quell'azione. E quella sera, per mancanza di forza, oppure per mancanza di conoscenza, per abitudini forse di peccati, io ho commesso il male e tornai a casa distrutto. Mi guardai allo specchio, mi sentivo malissimo, vividi veramente in una condizione tremenda, vidi il mio volto come sfigurato, come con delle occhiaie, come se nel mio volto c'era la morte, un volto tremendo, veramente qualcosa di malvagio, di brutto. Da quel momento ebbi una paura tremenda, ecco il bisogno di cui parlavo, di cui volevo parlare, il bisogno in cui l'uomo si trova. È il bisogno che spinge l'uomo ad andare oltre, veramente forse alle proprie forze, a cose che veramente crede o spera. Ecco, quel bisogno spinse la mia vita a pregare Dio del continuo. Per un paio di giorni cominciai a pregare il Signore, a implorare perdono, a invocare la sua presenza, a cercarlo con tutte le mie forze. E in quei giorni di confusione tremenda avevo dei momenti in cui una pace e una presenza meravigliosa mi avvolgeva, e una voce parlava al mio cuore, mi ammoniva, mi diceva che tutte le cose di brutto che mi erano successe erano stati i miei peccati, e mi ricordava addirittura cose tremende che io avevo commesso nel passato, cose che quella voce mi diceva come abominevoli davanti a Dio. E fu veramente dei giorni in cui mi ricordo questo dialogo e questa confusione, dei momenti che non capivo nulla, non ricordo nulla. E fino al momento in cui, tra la paura e questo invocare Dio, mi ritrovai nella mia cameretta e per la prima volta chiesi perdono a Dio, veramente con il cuore. Fu quella sera che, dopo aver chiesto perdono a Dio, da quella voce si veramente avvenne qualcosa di meraviglioso. Nella mia cameretta, attorno alla mia vita, si manifestò una presenza di un amore immenso, un amore che non si può dire con le parole, ma che si deve soltanto conoscere, realizzare. Insieme a quell'amore c'era un suono meraviglioso che avvolgeva la mia vita. Quella voce incominciò a continuare a parlare sempre più forte, e avvenne come un dialogo quella sera tra me e Dio. E in quella meravigliosa sera io veramente le uniche parole che mi restarono nel cuore, impresse nella mente, nel ricordo che tuttora ho, nel mio ricordo, furono queste: dove vuoi andare, sono io la via. Io non avevo mai letto la Bibbia, non avevo mai conosciuto Dio, ma mi alzai l'indomani mattina con un cuore e con una mente diversa,
nel cuore c'era come un calore, non c'era più quell'ansia tremenda che avevo un paio di giorni, magari il giorno prima, un paio di giorni prima era qualcosa di insopportabile nel cuore, ma c'era un calore, come una pace, un amore. E i miei pensieri cambiarono. Io quel giorno avevo deciso di prendere la macchina con un giovane amico e partire a trovare me stesso all'avventura, senza l'intensi. Ma quella notte le parole che mi restarono impresse furono, e le ripeto, furono queste: dove vuoi andare, sono io la via. E io capii che veramente, con tutto lo stordimento che avevo nella mia mente, che Dio mi aveva chiamato, parlato. Andai a parlare con l'amico mio, raccontai tutto e lui stesso mi consigliò di non partire più, e tornai a casa. Tornai a casa e improvvisamente avvertì nel mio cuore un desiderio di telefonare a quella sorella che mi aveva regalato il calendario, che oltretutto quel calendario, in momenti difficilissimi di quei giorni, veramente in ansia e momenti psicologici tremendi, mi aveva parlato in una maniera fortissima. Telefonai a quella sorella e domandai dov'era la comunità di cui mi aveva parlato, e quella stessa sera andai in comunità, andai in chiesa. Mi ricordo che parlavo con il Signore, perché quel dialogo continuò, e dissi: Signore, io non conosco nessuno, aiutami tu, accompagnami tu. E dinanzi alla porta della chiesa trovai il pastore della chiesa, che mi accolse e veramente invece domandò chi ero, fece qualche domanda e mi fece accomodare i primi posti nella chiesa. E quella sera, nella predicazione che avvenne in chiesa, Dio mi parlò in una maniera fortissima. Cioè, le parole di quella predicazione erano rivolte a me, continuavano a essere delle ammonizioni e veramente un dialogo che continuava con Dio. Ho iniziato un'opera grandissima nella mia vita. Avevo sentito parlare nella comunità che esisteva, Dio ancora battezzava nello Spirito Santo per dare forza e potenza ad un'anima, ad uno spirito, un credente. E il pomeriggio incontrai un fratello e mi invitò sotto una tenda, dove quella sera feci un appello per il battesimo nello Spirito Santo, e io mi recai dinanzi all'appello. Ed un fratello si avvicinò e disse: questa sera il Signore vuole battezzare con lo Spirito Santo. E così fu. Infatti io davanti quindi all'appello e incominciai a cercare Dio, e immediatamente Dio si manifestò potentemente nella mia vita. Sentii come un fuoco fortissimo invadere la mia vita e incominciai a parlare in lingue che non avevo mai pronunciato, e capii che veramente quello era lo Spirito di Dio sulla mia vita. Ma quella era veramente un inizio. Cercavo Dio e la mia natura era come se realizzavo cose grandissime, cose divine, ma come se la mia natura le realizzasse da una parte e non le comprendesse dall'altra. Incominciò come un combattimento, come un combattimento che si andò avanti per anni forse. Dopo diverso tempo ebbi ancora combattimenti spirituali, fino a quando veramente successero tante cose. Da quei giorni mi ammalai di depressione ancora, perché purtroppo la mia vecchia natura prevaleva e mi accusavo io stesso di tutto il male che ancora avevo commesso nel passato, come se non mi fossi io stesso perdonato, invece Dio mi aveva riempito col suo Santo Spirito. E in questo combattimento con me stesso, in questa accusa di me stesso, mi ammalai di depressione, persi addirittura la memoria, mi ritrovai in un ospedale psichiatrico, e uscendo da questo ospedale la mia vita era di nuovo a terra. Ero una persona abbattuta, debole, fragile, e tornando in chiesa incominciai a peccare di nuovo, a sbagliare davanti a Dio spiritualmente, ad avere veramente dei problemi spirituali grandissimi, fino a quando veramente
quasi mi rinchiusi a casa, non volendo uscire, credendo che i miei errori Dio non li perdonava più, i miei errori Dio non mi voleva più nella chiesa, e mi rinchiusi nella mia camera. Passai mesi di depressione, mesi di solitudine, mesi in cui pregavo Dio, cercavo Dio, ma da un'altra parte ricadevo e non ce la facevo, mesi in cui incominciarono a nascere nella mia vita delle fobie tremende. Ricordo che avevo la fobia delle mosche, avevo la fobia degli elicotteri, appena sentivo il rumore degli elicotteri ero terrorizzato, e nel mentre cercavo Dio addirittura non riuscivo più a entrare nel locale di culto, ma una volta mi feci accompagnare addirittura con la mano da mia mamma, e un giorno avvenne qualcosa di meraviglioso. Ero a casa, un'amica di mia mamma, a cui mia mamma aveva parlato della mia condizione, aveva appunto nel cuore di aiutarmi. Venne a casa mia e io ero spaventato. Mi prese a braccetto e cominciò a dirmi delle parole di esortazione. Ma all'improvviso, mentre mi parlava, la sua voce cambiò e sentì una voce potentissima che disse: "Il Signore vuole che tu torni in chiesa". Io capii che quello era Dio che mi richiamava. Mi misi a correre, andai nella mia stanza, mi misi in ginocchio e incominciai a invocare il Signore. Improvvisamente sentì di nuovo la presenza di Dio scendere nella mia vita e avvertì come di nuovo un suono, qualcosa di meraviglioso. E improvvisamente, mentre sentivo la presenza di Dio, avvertì un suono di un elicottero fortissimo e un ronzio di una mosca, ma fortissimi. E quella presenza restava con me, e all'improvviso questi due suoni sparirono, e da quel giorno io fui liberato totalmente da quella fobia. Tornai in chiesa la sera e Dio incominciò di nuovo un'opera potente che veramente che mi rialzava. Incominciai ad udire di nuovo la predicazione. La parola mi parlava, mi esortava, mi diceva: "Se tu leggi la parola ogni giorno e mi cerchi", diceva Dio, "io ti rialzerò, ti guarirò". E così fu, mi misi in cuore di cercare con tutte le mie forze Dio e di cercarlo, leggere la sua parola e pregarlo. Dio mi parlò in maniera meravigliosa con la sua parola, mi faceva veramente trovare dei brani nel profeta Isaia, nei Vangeli, questi brani parlavano di Gesù Cristo, della salvezza, della fortezza che è Cristo per noi. E io crescevo nella fede, e questa volta la mia fede era più forte perché mi fondavo sulla fede della parola, su cui mi aggrappavo fortemente, e questa fede diventò ancora più forte, e giorno per giorno ricevetti guarigioni, e nel culto la parola mi toccava il cuore, pregavo con dei fraterni, ricevevo benedizioni, e da allora Dio fece un'opera grande e mi risollevò da quella della condizione tremenda in cui ero caduto, fino a un giorno in cui, ancora preso dalle vicende del mondo, invocai Dio, questa volta con una fede che Gesù Cristo era lì alla destra del Padre, che era appunto colui che era degno, colui che era il mezzo per cui quella preghiera poteva essere esaudita, perché alla destra di Dio Cristo stesso era la persona che esaudiva quella preghiera che stavo invocando al Padre. E in quel momento avvertì ancora la presenza di Dio, lo Spirito Santo scendere nella mia vita, incominciai a parlare in altre lingue e venne qualcosa di meraviglioso. Ero in macchina, uscii dalla macchina e vidi il mondo con dei colori e con una luce che non avevo mai visto in 34 anni della mia vita. Tutto si era staccate come delle scaglie, non so, si erano diradate come delle tenebre dei miei occhi. Vedevo il mare, il cielo con dei colori meravigliosi, una luce perfetta dinanzi a me, una presenza e una libertà meravigliosa dentro la mia vita. E veramente in quella situazione incominciai a dire: "Signore, quanto è stato in fondo meraviglioso il tuo grado", e incominciai veramente a capire che qualcosa di meraviglioso. Ma in quella luce che mi terrorizzava, ma mi sbalordiva, mi atterriva quasi, perché non l'avevo mai vista qualcosa di una luce così bella nella vita, una luce normale, naturale, ma splendente.
io avevo incominciai a tentennare e a ritornare nelle tenebre, avevo momenti di luce e momenti di tenebre, ebbi paure, incominciai a cercare Dio, ero terrorizzato di perdere quella luce, ma una voce parlò al mio cuore e mi disse: come un carcerato è nato nel carcere, è stato sempre in una camera buia e tu gli spalanchi la finestra e gli acceca, ma io ti apro uno spiraglio, ho detto il Signore, perché tu ti possa abituare a quella luce. Infatti fu così. Dio, incominciai a cercare Dio, a chiedere ogni giorno perdono a Dio, a cercare di nuovo quella luce ed ogni giorno i momenti di luce si moltiplicarono fino a che Dio mi portò nella luce della vita, quella luce diventò la mia vita. Incominciai a vedere le persone diverse, i volti delle persone sorridere, potevo guardare negli occhi le persone, potevo sorridere, potevo veramente dialogare, guardare le persone nel loro volto com'erano. Io non conoscevo le persone come sono, ma le vedevo brutte, le vedevo ottenebrate, non potevo guardarle negli occhi, ma da quel momento veramente vidi e conobbi le persone sotto un altro aspetto. Mi ricordo quel versetto che dice: chi è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E poi sempre in questo brano dice: noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano, ma io ho capito che con Cristo si conosce l'uomo, la persona che ti sta dinanzi da un punto di vista spirituale, da un punto di vista come vede Dio l'uomo, perché l'uomo è immagine di Dio. Da quel giorno veramente la mia vita è cambiata, anche nel lavoro, anche nel mio tormento Dio mi diede un lavoro quando lo conobbi, poi lo persi, poi ne ricevetti un altro. Veramente mi dite grazie al Signore anche di tranquillizzarmi, di studiare, di fortificarmi anche nel lavoro. Posso testimoniare oggi che la mia vita è cambiata e posso dire a chi ancora non conosce Dio, a chi ancora commette il male, dei peccati, quelle cose che magari i nostri genitori ci hanno detto di non fare, quelle cose che sono scritte nel Vangelo, nella Bibbia, che abbiamo forse sentito in un film cristiano, che forse sono stati degli insegnamenti che qualcuno ci ha trasmesso, quei valori che sono i valori dell'uomo, quelle cose che sappiamo che sono sbagliate e che nel mondo purtroppo ormai si commettono in tutti i luoghi, in televisione, senza alcun ritegno, senza alcun timore, senza alcuna preoccupazione. Sono cose che veramente dico che portano alla morte, che portano alla distruzione, che portano l'uomo lontano dalla vera vita, che portano l'uomo nelle tenebre, che un giorno porteranno l'uomo in un luogo di tormento eterno. Ma io veramente vi scongiuro nel nome del Signore a cercare Dio, ad abbandonare il male, perché allora quando io cercai Dio mi misi in cuore di non voler più commettere quei peccati, ma non ci riuscivo perché la mia natura era peccaminosa, era fragile. Ma vi invito, cercate Dio mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino e Dio certamente si farà trovare, Dio certamente è pronto a venirvi incontro, a tirarvi fuori dalle tenebre e a darvi quella potenza, la sua presenza e quella forza per non peccare. E quando anche ancora verremo meno, conosceremo un Dio meraviglioso, un Dio che non ci lascerà, un Dio che non ci abbandonerà, un Dio che ci continuerà a perdonare se noi torneremo a Lui chiedendogli perdono ogni giorno, perché continueremo a sbagliare, ma non persisteremo nell'errore, perché siamo figli di Dio, perché siamo figli di luce, perché la natura di Dio è entrata in noi, e Dio stesso in noi è la nostra vita. Che Dio possa benedire la nostra vita.